verso Magni, tiro, rete! E Magni riporta in vantaggio la Pistoiese al 40esimo con una perfetta azione di Magni che si è incugnato al momento opportuno, siglando il gol del meritato successo. Cocca, magnifico, Gutili, bella la triangolazione, va sul fondo Cocca, palla al centro, Nardi, rete, Pistoiese in vantaggio quando siamo al 29esimo di gioco con un'azione capolavoro con Nardi che ha messo imparabilmente alle spalle del portiere Rossi. Opposta Bacci, il lancio è verso Gutili. Palla bellissima verso Schincaglia in area di rigore, palla nel mezzo di testa e palla in rete, ha segnato la Pistoiese con Raul Molnar quando siamo al 15esimo di gioco. Raul Molnar, dopo una bella iniziativa di Bacci per Gutili, palla Schincaglia da questi a Molnar di testa, ha messo la palla imparabilmente in rete. Siamo al 15esimo, Pistoiese 1, Rossi 0. Servito Farnetti secondo, lo ferma Bellini si porta prontamente in avanti, cambiato il gioco verso Nardi, ancora Bellini verso Magnifico di testa all'indirizzo di Schincaglia. Ancora servito Magnifico, lo affronta Granata, tira in porta e poi Molnar, rete! La Pistoiese ha raddoppiato con Molnar su di una respinta corta del portiere Pini che era stato impegnato da Magnifico. Ancora nel nucleo verso Farnetti, Bacci lo ferma e manda la palla in calcio d'angolo. Due minuti di recupero e proprio in questo momento l'arbitro fischia la fine e dà la possibilità ai tifosi della Pistoiese di dare sfogo alla propria gioia andando ad abbracciare, a portare in trionfo i propri giocatori che vengono letteralmente spogliati. Oggi la maglia della Pistoiese, un paio di mutandine, un calzettone rappresentano qualcosa di importante sulla strada del recupero della Pistoiese che dopo aver sofferto 3 anni di inferno rischiando addirittura la cancellazione dalla mappa del calcio, eccola di nuovo a gioire dopo tante discese rapide per una importantissima risalita che potrebbe essere l'inizio di una nuova escalation. Campioli alla rimessa con le mani verso Trombetta, l'appoggio su Molnar, Campioli sulla destra, cross ribattuto, riconquista la palla ancora Campioli, la perde e riparte in avanti Longhi viene fermato, Scardigli in avanti per Molnar fa vedere Campioli, fuori gioco da parte di Di Vincenzo e l'arbitro fischia la fine dell'incontro e adesso libero sfogo ai tifosi sul rettangolo di gioco, volano le maglie, volano pantaloncini, vogliono spogliare anche il portiere del Cerveteri, quindi è una lotta, una cosa incredibile che si verifica sul terreno di gioco. Noi vogliamo concludere senza ulteriori commenti. Viva lo sport, viva il calcio, viva la Pistoiese che ci riguadagna e ci riconsegna, parliamo per noi e per la città, quella C1 che potrebbe essere il vestito nuovo della festa per una squadra e una società
che hanno ancora spazio a sufficienza per guadagnare le posizioni perdute, e quindi merito ai dirigenti, merito alla squadra di averci regalato un'altra stagione tanto esaltante. Palla Mazzoleni, l'appoggio sulla destra per Pregnolato, va al centro e palla in rete, ha segnato Giannini al 55esimo sul cross dalla destra da parte di Pregnolato. Giannini ha messo palla in rete. Giannini arrivando al 10° gol stagionale. Si fa vedere Lorenzo in posizione di ala destra. Lorenzo, allontanata la palla da parte della difesa del Prato, in avanti ancora, c'è una bellissima parata, Mannari solo e palla in rete, ha segnato Mannari al 91esimo, ha segnato Mannari, gol di Mannari che ha ripreso una corta respinta di un difensore. Trattenere ammortiato, par. Siamo in B! Palla la Pistarese! La Pistarese è in Serie B! La Pistarese è in Serie B! Dopo 11 anni! Vantaggio, ha preso il palo! Bellissimo. La Pistarese è in Serie B! Incredibile, Vandero! Incredibile, Vandero! La Pistarese è in Serie B! È in Serie B! Diamo sfogo a tutta quanta la nostra gioia! La Pistoiese in Serie B, i giocatori tutti verso la tribuna a raccogliere l'applauso dei propri tifosi. Eccolo qua, gli arancioni che vengono abbracciati. La Pistoiese è in Serie B! È la gioia di una città, lo sfogo dopo tanti anni di sofferenze, quando sembrava che il calcio a Pistoia non esistesse più. Ecco finalmente tornare nella massima divisione cadetta in campionato di Serie B, è una gioia incredibile. Questa vittoria la vogliamo dedicare a due grandi del passato del calcio arancione, a Mario Frustalupi e Giorgio Rognoni. Senz'altro, vogliamo continuare nei ringraziamenti ringraziando Roberto Claglune, mister esemplare di una stagione mirabile. E poi ringraziamo anche, ringraziamo Giancarlo Innocenti perché ci ha raccontato una stagione, direi, da cantore privilegiato delle gesta Orange. Tanta paura Gianluca oggi, tanta paura. E poi paura. Vogliamo ringraziare anche la gente che 10 anni fa andava allo stadio, e scusate l'emozione, quando ormai a questa Pistoiese non credeva più nessuno, quando si susseguivano le retrocessioni in serie praticamente. A quei 400 che hanno seguito la squadra in quei momenti, il nostro ringraziamento più grande. Bene, io vorrei concludere adesso, signori e signori, mi posso veramente mettere a sedere, gustarmi finalmente 5 minuti di pace, di tranquillità, di soddisfazione, di gioia, perché da quando vado dietro la Pistoiese, da quando mi occupo di calcio, questa è la più bella soddisfazione sportiva della mia vita, è superiore addirittura alla promozione in Serie A, perché questa Pistoiese operaia, questa Pistoiese umile, questa Pistoiese che ha un cuore grande come una casa, è riuscita in un'impresa incredibile quando ormai nessuno, nemmeno il sottoscritto, ci credeva più. Invece la fede di questi giocatori e di questo allenatore hanno fatto il miracolo. Bene, e con questo, con il cuore che trabocca veramente di gioia, sono la persona più felice del mondo. Vi ringrazio e vi do appuntamento per una Pistoiese super sempre, perché quando si gioca con il cuore è sempre super. Complimenti agli arancioni e tanti ringraziamenti a tutti coloro che hanno avuto la bontà di seguirci. E le antipatie, un allenatore deve saper curare il gruppo e fare l'interesse suo e della squadra, o sbaglio? Ma io sono allenatore della Pistoiese, non dei singoli, però i singoli mi servono per sfruttarli per le loro qualità che hanno e per impiegarli nel modo e nel tempo migliore, si presume. Quando si vince l'allenatore azzecca sempre le mosse. Diciamo che se si vuole dare un contenuto al mio comportamento è che il primo tempo ho voluto creare un attacco che non avesse punti di riferimento
fallimento per l'Ancona, che ha dei difensori di stazza piuttosto notevole e che, avendo subito dei punti di riferimento da marcare, poteva, diciamo, agevolarsi nell'atteggiamento difensivo. L'ascolto è alla visione, buonasera da Giancarlo Innocenti e da Gianluca Berni, che vi auguro naturalmente un felice pomeriggio in nostra compagnia. Siamo veramente alla resa dei conti, senza appelli. Questa sera sapremo se la Pistoiese avrà conquistato la promozione in C1 e potrà quindi provvedere a programmare il suo futuro, o se invece ci sarà da mettersi le mani nei capelli per sapere quale sarà il suo futuro. Noi non vogliamo nemmeno lontanamente pensare al peggio, il nostro cuore batte arancione da una vita e quindi, anche forti del fattore campo e dei risultati favorevoli dettati dal campionato, ci auguriamo che questo spareggio, e con la mente andiamo indietro 2 anni or sono a Bologna, quando di questi tempi eravamo in fremente attesa per fare uno spareggio ben diverso da quello di oggi, quello che ci portò poi in Serie B con la vittoria sul Fiorenzuola. Auguriamoci che tutto finisca per il verso giusto e che per la Pistoiese ci possa essere ancora tanto cammino davanti a sé, la gloriosa vecchia Pistoiese che tutti quanti noi amiamo in maniera incredibile. Ancora Scotti, è una sofferenza, lancio lungo in area di rigore della Pistoiese, palo clamoroso da parte di Erbatin, ma incredibile, Carlo, io non mi ricordo di aver visto una partita con tante espulsioni, ammonizioni, tiri come in questo secondo tempo. È finita, la Pistoiese con un po' di fortuna pareggia contro il Novara e si salva. Una pagina, mamma mia Gianluca. Bene, noi concludiamo qui il nostro servizio, adesso ci auguriamo che le cose vadano meglio da qui in avanti e che la Pistoiese possa veramente conquistare una salvezza, diciamo così, più che possa la pigliare, anche conquistare una salvezza più che meritata. Bene, Giancarlo Innocenti e Gianluca Barni ribadiscono il risultato del pareggio 1-1, prendiamo la boccata d'ossigeno e auguriamoci che da ora in avanti la Pistoiese ci faccia soffrire molto di meno. Ribadiamo, siamo in C1, ma che spavento dopo la retrocessione tragica della passata stagione, una salvezza con fasi tragicomiche in questo campionato. Buonasera. La palla è rovesciata da Cassetti, recuperata ancora da Fioretti a cercare Bonaldi, mette palla al centro per Pelosi. Poi arriva Benì e fa la rete, pareggia Benì, ha pareggiato per la Pistoiese e questa volta a esultare è la tribuna sud della Pistoiese. Finalmente la prima azione da Pistoiese e uno splendido gol di Mirko Benì, che tra l'altro si sta rivelando uno degli uomini più importanti in questo momento. Attenzione, c'è Fioretti che sembra abbia un risentimento muscolare alla coscia della gamba destra. Quando siamo al minuto 25esimo, il gol tutto di mezzana era chiuso nella propria area di rigore, parte la conclusione, testa della Pistoiese e palla in rete, ha segnato Pelosi, Pistoiese in vantaggio, Pelosi ha portato in vantaggio la Pistoiese quando siamo al 20esimo del secondo tempo. Pelosi ha portato in vantaggio inaspettatamente la Pistoiese. Al centro Bellini e proprio in questo momento l'arbitro dice che la partita è finita e vede la Pistoiese vincente per 2-1. I giocatori della Pistoiese vanno a gettare le maglie ai propri tifosi,
mentre i giocatori dei numeri a terra, anche stremati dalla fatica, affranti dal dispiacere, il segno di resa definitiva. No, come avrei sentito è un grido smorzato, questo è Serie B, perché alla bella partita della Pistoiese, diciamolo, rimane il rammarico di quell'episodio increscioso. Sentiamo un po' che cosa ne pensa di questa partita che la Pistoiese ha vinto per 2-1. Mi pare di poter dire è una partita giocata piuttosto bene da tutte e due le formazioni, no? No, direi un momento storico per la Pistoiese che torna dopo 3 stagioni in Serie B, un traguardo importantissimo, sicuramente inaspettato, un momento sicuramente importante per la società, per i tifosi e per la squadra. E siamo alla parte conclusiva di questa trasmissione. Vi ricordo che l'ultima trasmissione stagionale di Giovedì Sport avverrà giovedì prossimo e mi auguro che per quella data vi possa comunicare qualcosa di importante. Se fosse ciò, mi premurerei anche di portare qualche personaggio che può aiutare a risolvere la crisi della Pistoiese. Auguriamoci che in 8 giorni possano accadere certi miracoli, perché tutti quanti vogliamo bene la Pistoiese, tutti quanti vogliamo il bene della Pistoiese, nessuno si era illuso nei miracoli, ma visto e considerato che spesso e volentieri la Pistoiese aveva vinto gli spareggi, l'augurio e l'auspicio di tutti noi era quello di vedere salva la Pistoiese, ma nessuno di noi aveva mai dimenticato i problemi che avrebbe lasciato per strada anche se la Pistoiese non fosse retrocessa. I problemi c'erano comunque. Personale, cosa significa per te la vittoria del campionato quest'anno e la promozione in Serie D? Anche a livello di famiglia mi pare che tu possa essere fiero e di andare a testa alta, ma che cosa rappresenta questa vittoria? Vincere un campionato è sempre sicuramente una bella festa, una grande soddisfazione. Insomma, quest'anno devo dire anche che è maturata dall'inizio. 22 vittorie, 11 pareggi, una sconfitta, questo è il bilancio della Pistoiese e questo campionato vincente. Sì, ci tenevamo a finire con l'ennesima vittoria, non ci siamo riusciti, perché è normale che quando poi arrivi a fine anno così cambi tanto, qualche cosa possa anche non andare come doveva andare, però sono contentissimo. L'ultima cosa, tu sei stato applaudito fino dentro agli spogliatoi con un grido importante che veniva dalla tribuna nord, che cosa rispondi a quell'invito? No, io ho già risposto, su questo non vorrei parlarne, dico soltanto che in questa città sto divinamente, come ho sempre detto, le dimostrazioni di affetto che ho avuto sono state tante e sono contento perché significa, e soprattutto la maggior parte ha parlato dell'uomo Morgia e questa è la cosa che mi conforta di più, perché io è la cosa per cui voglio sempre e comunque essere ricordato.